è il momento di iniziare il processo di classe. Neji, sei in ritardo! Ti stavamo aspettando! Hai solo paura che il tuo crimine venga smascherato? Non dovresti incolpare ancora nessuno. Aspetta fino al processo di classe. Lì ogni dettaglio del crimine di Neji verrà reso noto dall'inizio alla fine. Anche tu mi stai incolpando. In altre parole, crede che io sia il colpevole. Tuttavia, sia io che Maizono sappiamo perfettamente che non sono io il colpevole. Ma Maizono è morta. Ma allora chi è il vero colpevole? Il vero colpevole, colui che ha ucciso Maizono. E qualcuno che è qui in questa stanza? Siete qui in questo caso? Per favore, entrate nell'ascensore di fronte alla stanza. Porterà voi bastardi al tribunale. Il tribunale che determinerà il fatto di voi bastardi. Sarà un passo avanti. Sarò un passo avanti a voi in attesa del vostro arrivo. D'accordo, andiamo. Calmati, non abbiamo ancora deciso che sia tu il colpevole. Ma pensi che io lo sia? Andiamo. Non c'è nulla da guadagnare a esitare qui. Rafforza la tua fiducia e avanza. Andiamo, amico, sul serio stanno per tenere un processo di classe. Se hai intenzione di confessare, Negs, questo è il momento, amico. Ve l'ho detto, non sono stato io. Ma non pensarlo, dillo. Anche se magari non t'ascoltano. Un tribunale. Si sono spinti fino al punto di preparare un dannato tribunale. Ah, c'era lei nascosta dietro. Mi dispiace, non sono stata di nessun aiuto durante le indagini. Pensi che Maizono vorrebbe che il colpevole venisse scoperto in questa maniera? Boh. Mi chiedo come si sente il colpevole in questo momento. Com'è andata? Sei riuscito a trovare qualche prova che dimostri la tua innocenza? Ma sì che le ho trovate, perché quei puntini? Sono sorpresa dalla tua calma, signor assassino. Ehi, ho fatto tutto quello che ho potuto, quindi lascio a voi il resto. In effetti un'arena sotterranea è meglio se viene allestita sottoterra. Si chiama sotterranea per questo. Mi consenta di osservarla mentre intraprende il suo ultimo viaggio, Master Makoto Neji. Bene, è quasi ora, sei pronto? Direi di sì, non ho molta altra scelta. Tutto ciò che devo fare è entrare in questo ascensore. Molto bene, procediamo. Sì, andiamo. Sei spaventato? No, non proprio spaventato. L'ho già detto una volta, ma devi scoprire la verità dietro questo delitto per conto tuo, Neji. Se non lo fai, non sarai mai in grado di accettare l'accaduto. Devo svelare la verità dietro questo incidente. Indipendentemente da ciò che hai detto, quello era il piano. Per il bene di Maizono. Troverò il colpevole a qualsiasi costo. Alzai la voce come per cercare di convincermi. Poi, sulle mie gambe tremanti, mi diressi verso l'ascensore. Ogni passo che facevo, il battito del mio cuore accelerava sempre di più. Tutti gli altri erano già dentro l'ascensore, quando io, l'ultimo rimasto, entrai dentro. La porta si chiuse e l'ascensore iniziò a muoversi. Penso che ci siano i dialoghi in automatico. L'ascensore scese al di sotto del suolo, emettendo un rumore sordo che faceva male alle mie orecchie. Però non so come toglierlo. È così che i condannati a morte devono sentirsi mentre aspettano la loro esecuzione. Ah,
Non sarebbe più appropriato dire che ti senti come un imputato in attesa di giudizio? Indipendentemente dai nostri sentimenti di incertezza, l'ascensore procedeva, sprofondando sempre di più. Ah, sono riuscito forse a toglierlo? Non lo so. Oh, sembra... No. Come si toglie? Yoho! Siete arrivati finalmente! Che ne dite? È così che il tribunale che immaginavate? Quindi il realismo raggiunge... Qui il realismo raggiunge livelli hollywoodiani! Sto cazzo, questo posto è di cattivo gusto! Già, già, bastardi! Per favore, trovate il posto col vostro nome! Andale! Facemmo come ci venne detto e ci dirigemmo verso i posti a noi assegnati. Prendemmo posto, disposti in un cerchio. Ognuno era visibile a tutti gli altri al primo sguardo. La nostra tensione collettiva provocava scintille nell'aria. L'aria in quel posto divenne opprimente in un lampo. E il sipario si alzò. Un processo per la vita e una sentenza di morte. L'inganno della vita e l'infedeltà della morte. Il tradimento per la vita e il tradimento per la morte. Gli enigmi della vita e il mistero della morte. La giustificazione per la vita e la razionalizzazione della morte. La fede nella vita e la fiducia nella morte. Un po' lunga sta cosa, eh? Il processo di classe per vivere o il processo di classe per morire. Ah, sì. Salvo. Ah, abilità non ne ho. Ci sono pure i PA e Fire Emblem, sto gioco. Electro ID. Ah, è questo. Non ho niente da fare. Terminiamo i preparativi. La corte è ora in seduta. Cominciamo con una semplice spiegazione. I voti di voi bastardi determineranno il risultato del processo. Puntate il dito verso il vero cattivo e solo il cattivo verrà punito. Ma se fate un'accusa sbagliata, tutti gli altri verranno puniti, facendo sì che l'imbroglione si diplomi libero e pulito. Uno di noi è davvero il colpevole. Ci puoi scommettere? Va bene, chiudete tutti gli occhi, poi alzate la mano se siete il colpevole. Sei scemo, chi mai alzerebbe la mano? Potete rimandare a dopo il discorso? C'è qualcosa che vorrei chiedere prima di iniziare. Qual è esattamente lo scopo di quello? Non sarebbe triste essere esclusi solo per essere morti? L'amicizia penetra la barriera tra la vita e la morte. L'amicizia penetra? Se è così, che mi dici di quel posto vuoto? Ah, noi siamo solo in 15, quindi per quale motivo ci sono 16 posti? Non c'è una ragione in particolare, significa solo che il tribunale può ospitare fino a 16 persone. Beh, questo dovrebbe concludere l'introduzione, diamo il via alla festa. O forse il 16° studente è Monokuma. Boh, può essere. È probabile, anzi. Ci siamo, il processo per scoprire chi fra di noi è il colpevole. Se qualcosa di strano salta fuori e non dico niente, allora non solo io, ma tutti saremmo in pericolo. Sta per iniziare un dibattito non stop. Vuoi leggere il tutorial? Sì, ho paura che questo non potrò doppiarlo, forse. Avanzando nel processo di classe parteciperai a numerosi dibattiti non stop. In questa fase i personaggi parleranno uno dopo l'altro e il dibattito avanzerà automaticamente. Se individui una menzogna o una contraddizione in ciò che dicono gli altri, confutala con le tue munizioni. Solo le munizioni rilevanti per il dibattito verranno caricate nel tuo cilindro delle munizioni. Punta il mirino usando la levetta analogica e fai fuoco premendo il tasto triangolo. Fai molta attenzione alle affermazioni di tutti e distruggi le contraddizioni con le tue munizioni. Per di più, se il tempo scade, il dibattito finirà con un fallimento, quindi fai attenzione, per favore. Puoi controllare i comandi in qualsiasi momento del dibattito non stop premendo il tasto start. Ti auguro le migliori fortune, passo e chiudo.
Ok, questo potrebbe essere complicato. Boh, vediamo. Segni di una colluttazione. Ah, ne ho solo uno perché... Ah, che si sappia, Maizono è stata assassinata. Amico, lo sapevamo già. L'assassino è avvenuto nella camera di Neji. Lei era nella doccia. E mentre era nella doccia, Maizono è stata attaccata all'improvviso. È uccisa senza opporre resistenza. E posso sparare qua, immagino. Non è così. Se Maizono non ha opposto resistenza all'assassino, allora non ha senso che la mia camera si trovi in quella condizione. Questa è la fine di questa fase del dibattito. La fase si ripeterà finché non troverai e confut o confuterai la menzogna o la contraddizione. Hai notato durante il dibattito che parti di certe affermazioni erano di un colore diverso? Quelle sono chiamate punti deboli, lacune che puoi usare per confutare le affermazioni di un personaggio. I punti deboli evidenziano le parole e le frasi particolarmente importanti nell'affermazione di un personaggio. Le tue munizioni sono efficaci solo contro i punti deboli. Ah. Quindi, utilizzando le tue munizioni, mira un punto debole e fallo saltare in mille pezzi. Puoi anche premere il tasto cerchio per far avanzare velocemente il dibattito. Ti auguro le migliori fortune, passo e chiudo. Ah, ma... No, non volevo! Ma prima ho sparato contro il punto debole, non ha fatto niente. Forse ho sparato troppo tardi. Bam! Funziona così. Sbagliato! Aspetta un attimo, Fujisaki. Ti stai dimenticando delle condizioni della mia camera. È ovvio dalle condizioni della camera che ha avuto luogo. È ovvio dalle condizioni della camera che ha avuto luogo una sorta di colluttazione. Una colluttazione? Fra chi? La lotta è avvenuta fra Maizono e il colpevole, ovviamente. Quindi Maizono non è stata attaccata all'improvviso mentre era nella doccia. Piuttosto è fuggita nella doccia dopo essere stata attaccata nella camera di Neji. Il colpevole l'ha inseguita ed è lì che è stata uccisa. Se tu avessi almeno visto la scena del crimine, non avremmo dovuto rispiegarti tutto. Mi dispiace, davvero. Va bene, allora proseguiamo. Concordo, il prossimo argomento è l'arma del delitto. Ah, quindi è a questo che siamo arrivati. Devo assicurarmi di far sapere a tutti quale arma ha usato il colpevole per uccidere Maizono. E penso mi possa caricare anche munizioni sbagliate. Quindi 7 di coltelli. Ah, e basta. Qual è stata l'arma usata per uccidere Sayaka Maizono? È stata la lama che spuntava dall'addome di Maizono. Non c'è dubbio, è quella l'arma del delitto. Il colpevole ha preso quel pugnale e l'ha accoltellata con quello. Quello schifoso figlio di puttana. Ok, li faccio passare tutti comunque, così li leggo. La lama trovata conficcata nell'addome di Maizono. Molto probabilmente... È quella che era sparita da quel posto. Ok, adesso aspetto che riarriva a quel punto. Scusi, che è successo? Ok. Ah, ok, così vado più veloce. Oh, per qualche motivo non me l'aveva preso. L'arma non era un pugnale, era un coltello da cucina. Eh? Un coltello da cucina? Dopo l'omicidio abbiamo scoperto che uno dei coltelli in cucina era scomparso. E proprio quel coltello è stato usato per l'assassinio. Ah, già, forse avete ragione. Se guardate da vicino... La cosa che sporge dalle budella di quella tipa sembra essere un coltello. Ok, abbiamo capito. L'hanno uccisa con un coltello. E allora? Voglio dire, sul serio, anche se cercate di girare la frittata, Neji è sempre il colpevole. Fuck you.